Scontro sull'apertura delle scuole tra il presidente De Luca e il governo. Vediamo cosa ne pensano i cittadini torresi. Sinceramente io penso sia opportuno dare un po' più di tempo a questi ragazzi, perché sono convinto che il vaccino è ancora molto attivo, quindi un po' di prudenza in più non fa male a nessuno. Io vado all'università ed evito di andare a scuola appunto proprio per il Covid, perché le classi essendo molto numerose voglio evitare. Sono un po' dispiaciuta, però se è stata presa questa decisione migliorare un po' la situazione, che uno che cosa può dire? Non fa niente, va bene così, ci si adatta un attimo. Di certo non è semplice prendere nessun tipo di decisioni, né per il presidente della regione, né per il sindaco, e noi mamme dovremmo solo un attimo ogni tanto dire vabbè, che sia fatta la decisione migliore, diciamo, per il bene di tutti. Questo è quello che io dico, non mi va di contestare assolutamente. Penso che De Luca abbia tutto sommato ragione, perché che venga rimandata di qualche breve periodo non è un grosso problema. Grosso problema sarebbe invece se i bambini venissero contagiati, vista, voglio dire, l'età giovanissima, quindi voglio dire un po' di no. Sicuramente ci sta, va bene, secondo me ha visto giusto De Luca. Secondo me ha fatto male, perché le scuole sono importanti per i ragazzi e saltare, diciamo così, una settimana, due settimane, insomma, per i ragazzi si trovano svincolati, a meno che non fanno la DAD o altre cose del genere. Però tu, De Luca, non puoi andare contro lo Stato principale, perché i ragazzi, nonostante non fossero andati a scuola nel periodo natalizio, lo stesso si sono ammalati qualcuno. Abbiamo semplicemente evitato di andare a scuola per il Covid, perché classe mia è molto stretta, senza finestre, e quindi per questo ho evitato.